Ancora una volta questi sono i miei piedi, questo è il mercatino dell'usato di Leini. Questa è una giornata super super calda e soleggiata, vediamo se trovo qualche cosa. Allora, c'è qualche videogioco, ma insomma il prezzo non è che abbia troppo senso purtroppo. Invece qui qualche fumettino c'è. C'è un sacco di roba della Marvel, qualche manga, qualcosa di Ratman. No, c'è il primo numero di Cyborg 009. Questo l'ho sempre voluto leggere, ma insomma, un po' too much. 70 anni di carta. Questo lo devo sfogliare un attimo. Non lo so, carino, ma non mi sconfinferà tantissimo. Qui c'è una guida dei Pokémon. Questo un volume dedicato a Casti. Ok, questo viene a casa con me. Preso. E poi c'è il primo volume di Dash Kappei. Di nuovo Iacovitti, questo è il numero 2, mi manca, quasi quasi lo prendo. Appena visto qualcos'altro qui nell'angolino, numeri vari di Topolino, e qua c'è il primo numero di Ikki Mandala, peccato sia solo il primo. Vediamo quanto, 5,85. Non lo so, che dite? Too much. Ci sono un paio di Gunpla, modellini di Evangelion. Wow. Ok, questo è interessante. C'è qualche carta di Pokémon e qualche giocattolo, non molto però. Alla fine ho comprato solo cose Disney, questo volume qui di Casti Disney d'autore, bellissimo. Poi per 5,85 euro ho recuperato la Paper Dinastia, che sarebbe la saga, insomma, di Paperon de Paperoni di Don Rosa. Ragazzi, se non l'avete mai letto, questo è un fumetto spettacolare. Forse, boh, il più bel fumetto Disney mai fatto? Non lo so, forse sto esagerando, forse no. È sostanzialmente l'intera vita di Zio Paperone, da quando nasce a... non ve lo dico, da quando nasce ai giorni moderni. Davvero un'epopea stupenda. Questo è quanto, questi sono i miei due acquisti di oggi. Ciao ciao!